E siamo giunti ad un nuovo lunedì, lunedì 21 marzo, da poche ore ha avuto avvio questo periodo che dovrebbe insomma essere un po' più clemente, speriamo non soltanto climaticamente, la primavera. Andiamo subito a salutare la nostra rondine, la nostra bellissima Carmen. Grazie, la rondine mi mancava. Buongiorno a tutti, buongiorno Serena. Questa primavera che sboccia, ma devo dire ancora un po' freddina o no? Sì, diciamo che siamo ancora in una fase di transizione, però da quello che ho visto, Carmen, perché tu sai che io sono piuttosto attenta poi al meteo e quant'altro, da mercoledì, giovedì si dovrebbero rialzare anche le temperature. Sì, ma ho visto addirittura oggi, seguo le previsioni, davano addirittura neve oltre i 900 metri intorno a noi, quindi in effetti l'aria è freddina. Ma noi usiamo anche questi colori, queste trasparenze, cioè ormai siamo così, come dire, proiettati verso la primavera e l'estate. Diciamo, andiamo con calma, l'estate ci penseremo dopo. Sì, perché se no, se poi arriva l'estate, poi subito dopo c'è l'autunno, andiamo piano piano. Prima ci godiamo un po' la primavera. Carmen, ti ho definita rondine, perché di solito la rondine poi è foriera di buone notizie, di belle nuove, del fatto che tutto rifiorisce, insomma, quando arriva la rondine ad un certo punto poi c'è il cambio di tendenza. Mi fa piacere, anche perché, lo dico sempre, sono io quella del lunedì che un po', come dire, dà il benvenuto a tutti per la nuova settimana di Casa Serena e ovviamente saluto anche tutti gli amici e i friends all'ascolto che si preparano a trascorrere questa settimana con voi. Allora, io sono pronta con il mio caffè, perché questo è il momento che sai benissimo io amo tanto della nostra casa, e quindi caffè Colorado, ve lo ricordo, in via Imbriani 24 a Bisceglie e in corso Alcide De Gasperi numero 13 a Trani. E mentre tu degusti, poi la nostra regia manda anche in grafica quelli che sono i vari cartelli sulle promozioni che propone il team capeggiato dal nostro Angelo. Allora, Serena, ti faccio una sorpresa, non ti avevo proprio avvisato di questo, perché effettivamente proprio per inneggiare alla primavera e attirare veramente su di noi le temperature che più ci piacciono, ci è arrivata in questo momento una foto che io pregherei la regia di mandare in onda, perché eccola qui, dedicata a te e dedicata a tutta Teleregione e agli amici che ci seguono, da Mimmo Bavaro, che sai bene, Osteria San Domenico, presto tornerà a trovarci, ha realizzato questa composizione vegetale proprio dedicata alla primavera, ma ai colori. Ma è troppo bella, bravo Mimmo, come sempre sei il number one. Io so che presto torna da noi, credo nel mese di aprile, insomma. Anche prima, dai Mimmo, fatti vedere. Palesati quanto prima. Ci diverte tanto lui, ecco. Con allora, la storia delle contesse, ricordi? Ma chissà cosa ci racconterà, perché ora è da un po' di tempo che non lo vedo, è dallo scorso anno, Carmen. Mi sa che con lui cambiamo fascia oraria. Visto che noi abbiamo il pomeriggio gossiparo, non vi perdete il nostro pomeriggio, inviteremo Mimmo in quella fascia oraria, proprio perché insomma con lui ci divertiamo a parlare dei suoi corteggiamenti così inusuali, oserei dire. E poi ricordati che ho sempre intenzione e volontà insomma di conoscere anche la moglie di Mimmo. Va bene, vediamo che cosa posso fare. Vediamo un po', sarebbe bello insomma avere l'occasione anche di condividere con lei un po' di spazio. Noi vi salutiamo come sempre con tanto affetto e poi, cara Carmen, giustamente lo ha detto, quest'oggi abbiamo tutto lo spazio della mattina in cui parleremo un po' insieme, giusto Carmen? Sì, anche perché guarda, abbiamo una giornata davvero interessante, perché torna con noi con grande gioia lo scrittore Nicola De Matteo, ma torna proprio nella giornata mondiale della poesia, perché lui è uno scrittore, poeta, oltretutto ideatore, insomma, e anche organizzatore della Notte Bianca della Poesia, e quindi torna con noi, chissà, ci decanterà dei versi, insomma, siamo veramente felici della sua presenza. E poi abbiamo gli autori della nostra chi ha realizzato la nostra bellissima casa, Arte Communication, giusto? Eh sì, in una veste nuova vedrete anche il nostro Cesare, cambiato, rifiorito Cesare, io ti sto già guardando, per cui se siete curiosi quanto me rimanete lì sintonizzati, anche perché poi ci darà delle novità riguardo questo meraviglioso mondo che trovate a Bari. E poi vi ricordo che quest'oggi è lunedì 21 marzo, qui esce la catechista che c'è in me, vi ricordo che il 25 marzo ci sarà
un momento molto importante per noi cristiani, la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria, per cui mi raccomando, facciamo insieme questo percorso cristianamente, chissà che possa bloccarsi questa guerriglia assurda fratricida. Sì, perché ovviamente non possiamo, ecco, non farne un cenno. E entriamo nelle vostre case per portarvi un momento così di spensieratezza, ma il nostro pensiero è a tutto quello che ci circonda e a quello che sta succedendo nel mondo. Quindi grazie Serena per questa cosa che hai detto. Anche perché Carmen, noi ne stavamo parlando prima, guardiamo il cielo, aspettiamo il cielo insomma azzurro, però immaginarsi di alzare lo sguardo verso il cielo e di vedere un aereo che possa bombardare è una cosa assurda, per cui bisognerebbe fermarla con qualsiasi strumento, ma soprattutto per quel che mi riguarda con il rosario e quindi con lo strumento cristiano. Ma te l'ho detto, io sono catechista. No, ma soprattutto Serena, anche con proprio l'immedesimazione in quello che sta succedendo a tutti gli ucraini, con il fatto di non ritrovarsi più una casa, di mettere 4 cose in una valigia e andar via, poi vabbè, ne stiamo sentendo di tutti i colori, anche sulle donne e i bambini, quindi veramente speriamo che questo brutto momento passi al più presto. Sì, è vero. Allora, cara Carmen, noi ora ci mettiamo tranquille, comode. Tu hai il tuo cellulare? Sì, io ho il mio cellulare, per cui presto mi collego con voi, potete scriverci, siamo in diretta sulla pagina ufficiale di Teleregione, quindi scrivete i vostri commenti, chiedeteci qualsiasi cosa, salutateci, salutate i nostri ospiti, perché noi ritorniamo dopo il nostro breve stacco pubblicitario. Esatto, l'ha detto la nostra Rondine. A dopo. Thank you.
Ed eccoci tornati nelle vostre case, ancora un ringraziamento per quanti durante questa giornata hanno deciso di sintonizzarsi sul canale 14 e di essere in compagnia mia e di Carmen. Sai cosa stavo pensando, Carmen? Dimmi Serena, che cosa Come pensi? Stai bene, guarda, quanta luce la nostra Carmen. Pensavo che la volta scorsa invece eravamo a colori invertiti, ricordi? Ero sì, di bianco, è vero. Sì, sempre. Tu sei bellissima oggi con questo golfino e stai permettendo anche agli amici a casa di scherzare, perché qualcuno scrive, ricorda che una rondine non fa primavera. Bellissimo. Quindi vi sto seguendo, scriveteci insomma sulla pagina ufficiale di Teleregione su Facebook, così possiamo leggervi e commentare anche quello che ci dite. Allora Serena, come ti dicevo, io ho avuto il piacere di invitare uno scrittore, un poeta che è già stato con noi, perché abbiamo cominciato dal 17° libro, immaginati, Il morso della Murena, poi ci ha presentato il 18° libro, La limonaia di Boboli. Quindi io pensavo venisse qui a presentarci, magari ci parlerà del nuovo libro in cantiere, ma soprattutto ha accettato di essere qui con noi oggi 21 marzo, perché mi ha detto: non potevi invitarmi in una giornata migliore, visto che è la giornata mondiale della poesia. E allora benvenuto a Nicola De Matteo. Grazie per l'invito, grazie a Carmen, a Serena, sono felicissimo di essere qui con voi e chiaramente vi darò anche qualche chicca su questa giornata e su qualche altra storiella di cui parleremo tranquillamente. Sulla primavera ce ne sono di poesie? Ce ne sono tantissime, assolutamente sì. Perché la primavera dà sempre poi quell'energia al cuore, certo. Perché la poesia poi nasce sempre da un moto dell'anima, no? Infatti, è molto bella questa immagine della primavera come occasione per rifiorire. È un periodo particolare, però il concetto principale è quello di rifiorire tutti insieme verso lidi sicuramente più belli. Ecco, è un segno di speranza. Ecco, la primavera ci dà questo anelito di speranza di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno, perché basta Covid, basta guerre, vogliamo vivere la nostra vita, vogliamo essere presenti in maniera serena. Serena, ecco. Serena, io posso ricordare a tutti coloro che ci seguono un po' veramente il bagaglio importantissimo di Nicola De Matteo, che non solo è presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, con cui lui ha ideato e organizza la Notte Bianca della Poesia, che ha già superato i 10 anni di ricorrenza, ma è anche ha vinto, pensa, 12 concorsi nazionali, sempre nel campo letterario, ma spesso viene anche invitato come presidente o componente di giuria in altri concorsi. In più lui ha partecipato anche ad antologie all'estero, quindi Croazia, Romania, Polonia, Serbia, per cui è molto conosciuto, ma anche la Notte della Poesia adesso attira veramente tantissimo anche dall'estero, vero? Oltre che essersi divulgata, insomma, in ogni dove. Senti, effettivamente è un format abbastanza singolare, perché non credo che ne esistano altri in Italia. Ora stiamo cercando di usare una formula diversa, cioè anziché fare in un'unica notte appunto questa performance di poeti, infatti mi piace semplicemente ricordare che lo scorso anno a Giovinazzo, nell'Istituto Vittorio Emanuele II, ci sono stati oltre 200 poeti presenti tutti insieme che recitavano nelle varie location, e c'erano anche 2000 spettatori, che noi ce ne siamo accorti dalle brochure che siamo riusciti a distribuire all'ingresso. Per cui chiaramente sta diventando un pochettino troppo alta per noi la storia. La presenza di poeti esteri, spagnoli, rumeni, serbi, della Grecia, che chiaramente quest'anno probabilmente sarà la nostra ospite d'onore, ci permettono così, come dire, questo respiro internazionale di cui ovviamente la poesia è veramente portatrice di fratellanza, anche di superamento di varie cose. L'ultima cosa appunto che voglio dire è che siamo riusciti finalmente a, come dire, brutta parola, però la dico lo stesso, a sdoganare la Notte Bianca della Poesia portandola in diverse città. Infatti sabato prossimo saremo a Palo del Colle con una Spring Edition della Notte Bianca della Poesia, ospiti della città di Palo del Colle, per cui ringrazio anche
Sabrina Piccinini, che è l'assessore alla cultura di Palo del Colle. Questo ci permette anche di fare un po' da talent scout, cioè scopriamo nuovi talenti poetici e poi li portiamo tutti a Giovinazzo, nella tua Giovinazzo. Ecco, nella mia Giovinazzo. Ma Serena, il caro Nicola mi ha dato anche lo spunto per dire, per ricordare che appunto lui è il delegato del sindaco De Caro, città metropolitana, dell'IVE, che è l'Istituto Vittorio Emanuele, che è un bellissimo contenitore a cui lui ha dato nuova vita, perché insomma l'hai veramente, come si suol dire metaforicamente, rispolverato, per insomma renderlo anche un contenitore degli stessi eventi culturali che tu organizzi. Ma abbiamo anche ultimamente una novità che si lega alla Gipsoteca. Che cosa avete realizzato all'interno dell'istituto con questa mostra permanente, insomma? Allora, innanzitutto ti ringrazio per queste belle parole, ma soprattutto devo dire che l'idea della Gipsoteca mi frullava in testa da diverso tempo. Io sono dal 2013, prima delegato di Schittulli, ora di De Caro, alla, diciamo così, una riproposizione culturale di questo contenitore che, ricordiamo, è del 1704. Un bellissimo edificio. Sì. Però questo tema della Gipsoteca era fondamentale per me, perché quando sono arrivato nel 2013 ho trovato un disastro tra le opere straordinarie che i ragazzi che stavano nell'istituto, vi ricordo che è stato soprattutto dopo la guerra, è stato diciamo così adibito al recupero, quindi di figli di famiglie numerose, di trovatelli, di figli di orfani di guerra, per cui chiaramente ha accolto tantissimi ragazzi e li ha portati avanti con l'istruzione, con insegnare loro un mestiere fino alla maggiore età. E tra i laboratori di questi ragazzi c'era questa cosa straordinaria: loro facevano dei calchi in gesso e poi realizzavano delle sagome, vedendo, appunto, come dire, dei busti, per cui chiaramente quando sono arrivato è successo che ho trovato un pochettino di opere trafugate. Non sono riusciti ovviamente a recuperarla, però grazie a una denuncia che ho fatto alla polizia locale siamo riusciti a bloccare questi furti. Però nello stesso tempo tutto il materiale che comunque sono riuscito a recuperare è stato depositato in una stanza e ora siamo lì per recuperarlo completamente e renderlo fruibile al pubblico, perché è una memoria comunque storica che non va assolutamente dimenticata, non va messa in disparte, anzi va recuperata. Il recupero della memoria avviene anche attraverso il recupero di queste statue, di questi busti, di queste opere murarie anche, che chiaramente ci danno la sensazione alta di quella che era l'opera straordinaria che gli operatori che stavano lì nell'istituto riuscivano a realizzare insieme a questi ragazzi. Allora, io ho sentito prima anche dalle parole della nostra Carmen che insomma tu hai vinto, ti sei messo in evidenza ben 12 volte, giusto? Proprio come poeta. Ma io quello che mi domando, no? In questo momento ci saranno probabilmente molte persone che ci stanno seguendo e che si pongono lo stesso interrogativo. Qual è la cosa, l'elemento che rende particolare, che rende insomma un testo una poesia, che rende una persona un poeta? Senti, io vorrei risponderti con una cosa molto semplice, con delle parole. Cioè, la domanda è molto precisa, però io voglio rispondere in maniera altrettanto precisa, per cui è tutto improvvisato, attenzione, sia ben chiaro, lo dico con ad onore, sempre improvvisato. Sì, ad onore dei telespettatori. Voglio risponderti con una frase di Oriana Fallaci. Sì. Lei scrive a un certo punto questo: lo scrittore, il poeta, scrive anche quando non scrive. Dice lei, scrive quando cammina, quando mangia, quando fa l'amore. Qualsiasi cosa gli accade è un liquido che prima o poi finisce dentro la bottiglia del suo scrivere. Quindi è questo, ecco, profumo di bellezza che ispira solitamente il poeta e che, diciamo così, negli avvenimenti quotidiani poi raccoglie
magari a fine giornata, dopo un po' di tempo, raccogli i pensieri migliori che poi diventano poesia, appunto. Ecco. Quindi il fatto di vincere poi attraverso una somma di voti, giurie popolari, giurie tecniche, diventa anche un fatto forse anche di fortuna. Cioè, ma non credo, dai, cioè, non credo. L'abilità del 12 poeta... 12 volte! 12 no, volte ritengo, non credo, l'abilità ritengo difficile. Del poeta è sicuramente al centro, però effettivamente se fosse scarsa la poesia non avrebbe, diciamo così, richiamato l'attenzione, come dire, dei tecnici che giudicano. Beh, insomma, sono soddisfatto, ma soprattutto perché chiaramente ho partecipato a diverse festival della poesia all'estero e se mi date la possibilità, proprio 10 secondi, proprio ieri, diciamo così, è deceduto il mio traduttore serbo, si chiamava Dragan Mravic, a lui va sicuramente il nostro ricordo e una preghiera, una persona straordinaria, di una cultura straordinaria, che ogni volta che ho valicato appunto i confini per andare in Serbia era sempre a fianco a me, è stato sempre vicino, ha tradotto il mio libro che è uscito in Serbia, per cui che si chiama Scrivo ancora versi. Ero legato molto affettuosamente e affettivamente a lui, per cui questo ricordo ritengo in questo momento sia assolutamente bello per quanto mi riguarda e lo faccio con tutto il cuore. Ciao Dragan. Ti ringraziamo per aver condiviso con noi questa parte, insomma, del tuo vissuto, delle emozioni che stai vivendo in questo momento. Allora, abbiamo capito quindi che poesia e poeta sono in stretta relazione, nel senso che il poeta sente dentro di sé qualcosa che poi vuole esternare e viene fuori il componimento. Tu lo ricordi il tuo primo momento in cui hai sentito dentro questo fuoco dell'arte? Beh, questa è comunque una domanda assolutamente straordinaria, che non mi aspettavo, però voglio farvi anche qui un'altra confessione. Tutto parte da molto lontano. Cioè, il primo impatto con la scrittura, noi lo abbiamo effettivamente alla scuola elementare. A scuola elementare, solitamente, i miei maestri erano tutte donne. Ho cambiato maestri in 5 anni, ne ho cambiati 4. Però c'era un maestro, tra l'altro, proprio di Giovinazzo, si chiamava il maestro Fiorentino. Tipico cognome. Non solo, ma vuol dire che te lo inquadro? Lo riconosci subito? Insegnava palese, però aveva la cartoleria in piazza. Ah, ecco. Hai capito? Sì, più o meno, individuato, insomma. La cartoleria Candido. Penso di sì. Per cui lui è stato il mio... Bravissimo. Era anzianotto quando... Però è accaduta una cosa straordinaria. Perché quando ci fece fare dei componimenti, sai, i soliti compiti in classe che si fanno nella scuola elementare, un giorno lui ebbe l'accortezza, diciamo così, di chiamare mia madre. Quando i genitori vengono chiamati dal maestro... Uno si sale l'ansia! No, solitamente! Cosa ho combinato? Allora, giustamente dice... Nicola, ma tu che cosa hai combinato? Perché mi ha chiamato il maestro Fiorentino a scuola? Ho detto, ma io non ho fatto proprio niente, guarda, perché giustamente non avevo fatto nulla di marachelle che potessero... Quanti anni avevi? Scusa, contestualizza. Beh, praticamente avevo, senti, 8 anni. 8 anni? Sì, 8 anni. E lui chiama mia madre e dice, guarda, io ho letto il fatto in classe, quindi senza, diciamo così, aiuti esterni, ho letto il componimento di tuo figlio, di Nicola, per cui le posso semplicemente dire che secondo me ha del talento, punto. Disse proprio così, ha del talento, speriamo che lo coltivi e che lo porti avanti. Quindi la paura, vedi Serena, c'è sempre un talent scout. La paura di mia madre si dissolse improvvisamente e si sciolse perché poi... diventò una cosa molto bella quando poi venne a casa e mi disse, guarda, hai avuto gli apprezzamenti del tuo maestro. I maestri, quindi ci sono i buoni maestri, i cattivi maestri, però ci sono soprattutto i maestri, quelli che hanno voglia di trasmettere qualche cosa. Ne parlavo proprio ieri con alcuni giovani che appunto dicevano, come si fa ad individuare in noi dei talenti? Perché uno può essere portato per tante cose, ma lo deve anche proprio forse scoprire strada facendo. E tante volte se non hai qualcuno che ti aiuta ad individuare quale può essere il tuo talento, in effetti è stata questa anche forse la fortuna.
Assolutamente sì, perché poi sono andato avanti in maniera molto tranquilla. Oltre che avere una predisposizione per proprio sì, a scrivere. Ma per rispondere alla Serena, poi alla fine tutti, io faccio sempre un esempio molto, secondo me, azzeccato, perché alla fine dico, tutti quanti noi siamo poeti. Chi di noi non ha scritto un verso nella sua vita? Chi di noi non ha scritto una frase anche d'amore per il suo fidanzato, per la sua fidanzata nella nostra vita? Tutti quanti. Non siamo tutti scrittori. Perché per essere scrittori ci vuole comunque un bagaglio, ci vuole una differente impostazione. Perché poi gli scrittori sono quelli che magari vendono i libri e diventano anche famosi e magari si arricchiscono grazie alla scrittura. Legano quest'arte ad un discorso anche commerciale. Assolutamente, esatto quello che volevo dire proprio io. Esattamente questo. Legano prima o poi tutto il loro impegno ad un fatto anche commerciale, di vita. Molti vivono soltanto di scrittura e quindi i romanzi si vendono. Ma ciò che non si vende è la poesia. I libri di poesia, è raro che tu trovi una classifica dei migliori libri di poesia venduti alla Feltrinelli di Bari. Troverai quella dei romanzi, quella dei saggi, ma dei libri di poesia no. Ecco perché effettivamente questa è la vera arte, quella di scrivere poesia. È la vera arte e secondo me ognuno di noi ha in sé questa pulsione di poter scrivere, di scrivere. Sente proprio il bisogno, ogni tanto si sente il bisogno di scrivere. È vero. È un po' è una così. Forma di comunicazione poi molto efficace. È molto perché diretta, sì. Riesci a esprimere ciò che hai dentro in maniera molto profonda, senza costrutti. Assolutamente. Il poeta, come dire, è una... il poeta è semplicemente la bellezza. Il poeta è la bellezza. Quindi ognuno di noi, nel momento in cui si impegna davanti ad un foglio bianco, quindi c'è la paura del foglio bianco... Di doverlo riempire. Sì, cosa devo scrivere? Prende in mano la penna, la matita, che sia... E inizia a scrivere, in quel momento è coniatore di bellezza, è coniatore anche di, come dire, di parole. La bellezza salverà il mondo, si può ancora dire, visto che Dostoevskij è stato contestato. Soprattutto in questo momento. Io so che Nicola voleva fare anche una dedica particolare in questa giornata mondiale della poesia. Sì, ti ringrazio perché voglio dirti questo. Io sono convinto che effettivamente la poesia ha un respiro veramente profondo. Allora io voglio fare una piccolissima, ma proprio brevissima dedica ad Ella Yevtushenka, che è una giovanissima poetessa ucraina, immaginate è nata nel 1996, una giovanissima poetessa ucraina, che chiaramente ha trovato nell'arte di scrivere poesie una... diciamo così, la sua proprio voglia di esistere, di vivere. Vi leggo questa brevissima poesia che secondo me all'interno c'è proprio tutta la freschezza di questa ragazza ucraina o ucraina, che dà la dimostrazione alta di come la semplicità delle parole arriva poi direttamente al cuore. E quando poi questa semplicità la leggiamo in questo momento triste, assume un valore altissimo. Una risonanza ancora più grande. Assolutamente, ancora più grande. Allora, Ella Yevtushenko, siamo in primavera, però vi ho portato una sua poesia autunnale. Si chiama appunto l'autunno inizia con qualcosa di banale. E dice così: l'autunno inizia con qualcosa di banale. Chiavi dimenticate in un'altra città, tosse come monete d'argento in gola, una tazza di tè turca. Monete di rame, acqua nella batteria, grandine. Non lo sentite ed è già qui che fa rannicchiare un gatto randagio, strofinandogli le zampe, lasciando le foglie sbiadite sui jeans. Solo in una notte così piovosa si può sentire bussare alla porta del balcone, solo in una notte così piovosa la si può aprire, ma chi ci starà dentro? Dipende se la noce
si è addormentata di guardia sotto la finestra. Se i pini raggiungeranno l'orto strappato alle nuvole. E se il lampo ripete il disegno nelle vene delle sue tempie. L'autunno. L'autunno inizia con qualcosa di infantile. Bussa alla porta e scappa. Voglio leggere tutto il giorno a letto. Sei avvolto come una mummia, garza umida di nebbia. E continua con qualcosa di vecchio. Non beve alcol, un diamante di freddo pulsa nelle sue ginocchia. E così ancora, ogni volta. Ed ogni volta questo è il primo argomento di conversazione. Come se non ci fosse niente di più importante in questo autunno, bagnato come un mattino sotto una crosta prematuramente sbucciata. È di una semplicità unica, ma di una forza interpretativa. Cioè, ci ha detto che cos'è l'autunno per lei, ma poi diventa un fatto collettivo, universale. Ed è bellissimo. Però se mi consenti, Carmen, io voglio, insieme alle donne ucraine, che ovviamente in questo momento ci stanno tantissimo a cuore, voglio dirvi che stiamo vivendo, da un punto di vista poetico, anche un grosso dramma tra le poetesse dell'Afghanistan. Una guerra mai dimenticata, mai sopita, ma le poetesse afghane, io magari cercherò di portarne una alla Notte Bianca della Poesia, sono straordinarie. Ma vi voglio dire che la poetessa più famosa dell'Afghanistan si chiama Rabia Bahni, ed ha una storia assolutamente straordinaria. Vi rubo proprio due minuti per dirvi che questa è una poetessa molto religiosa, sposata, che a un certo punto vede che il suo servo, dalla finestra osserva che il suo servo versa del vino al marito che sta giù in cortile. Ne viene fuori, lei si innamora, come dire, metaforicamente di quest'uomo, di questo ser, ma veramente metaforicamente, e scrive una poesia. Scrive una poesia in una pubblica piazza, perché in Afghanistan la poesia è una cosa seria, cioè si leggono. Un presentatore legge questa poesia in pubblico. Alla fine fa capire, perché non dice nome e cognome, fa capire che questa poesia è stata scritta da Rabia Bahni, che chiaramente è autrice di un amore un pochettino segreto, che poi non lo è in effetti. Il marito che era presente comprende subito di questa storia. E che cosa succede? Succede una cosa pazzesca. Guardate, la poesia è straordinaria, però ha dei momenti talmente forti che non riusciamo certe volte a starci dietro. Torna a casa e chiude in un hammam la moglie, la rinchiude praticamente. La stessa cosa fa del servo. Per il tradimento del pensiero. Assolutamente sì, ma pensate un po' a questa storia. Praticamente racchiude anche il servo in un pozzo. La donna non si fa capace, si taglia una vena e con un chiodo stilla il sangue e scrive sul muro delle frasi. Praticamente che cosa accade? Accade che il servo, dopo un paio di giorni, che aveva saputo di questa storia, l'aveva conosciuta la poesia, scritta praticamente per lui, riesce a liberarsi e con la forza della disperazione riesce ad entrare, sfonda la porta, riesce ad entrare nella mamma e trova Rabia distesa per terra, morta. Che cosa fa? Legge sul muro quello che la poetessa aveva scritto. Aveva scritto una frase bellissima, ma forse troppo breve per essere vera sotto certi aspetti. Lei dice: vorrei che il mio corpo fosse consapevole del mio cuore. Vorrei che il mio cuore fosse consapevole del mio corpo, pensate bene. E poi chiude:
vorrei poter scappare da te in pace, cioè voleva raggiungere dove a malincuore posso andare. E qui accade appunto poi una cosa effettivamente bella, perché bello, cioè di bello non c'è niente, perché Bakhtash prende tra le braccia questa signora, praticamente la sua padrona, cade per terra pure lui e si toglie la vita. Questa è la poesia in Afghanistan, talmente forte da poter essere sentita col cuore, ma anche, come dice lei, con l'anima e con la mente. Grazie Nicola, ci hai regalato un momento davvero intenso e bellissimo, ma noi staremmo qui ore, vero Serena, ad ascoltarti, motivo per cui questa casa ti invita ancora, giusto Serena? Però posso dire un'altra cosa, Serena? Due secondi. Tre secondi, dai. Perché noi siamo italiani e abbiamo un poeta straordinario che è appunto Gianni Rodari. Vabbè. Chi è che non conosce Gianni Rodari? In tempi non sospetti, ma veramente in tempi non sospetti, Gianni Rodari ha scritto una poesia, lui scrive per bambini, che si chiama La luna di Kiev. La leggo senza fare tutto il cappello iniziale, sì, perché poi alla fine è bello anche leggere soltanto. La luna di Kiev. Chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma. Chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Risponde la luna. Ma son sempre quella, la luna protesta. Non sono mica un berretto da notte sulla tua testa. Viaggiando quassù faccio lume a tutti quanti, dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto, e i miei raggi viaggiano senza passaporto. Guardate, è assolutamente attuale, noi ti ringraziamo, attualissimo. Ma purtroppo il tempo a nostra disposizione, siamo andati oltre. Grazie mille, grazie a voi, ancora, grazie. Arrivederci presto. Speriamo. Sempre sull'onda della poesia, pubblicità.
E rientriamo subito dal nostro breve stacco pubblicitario, senza insomma perdere altro tempo, andiamo subito con la nostra Carmen a salutare l'art director di Arte Communication, Nicola Carrieri. Bentornato. Ciao. Cesare, scusami, ad un certo punto poi ho avuto una crasi. Va bene, non fa niente. Allora, fa caro Cesare, non hai cambiato nome? No, sono rimasto Cesare. Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui. E mi dice, finalmente sono tornato perché, come dicevo, abbiamo avuto un po' di evoluzioni in azienda, fortunatamente. E insomma, sono qui per parlare un po' di queste novità, diciamo. Ti vediamo cambiato anche nell'aspetto, Cesare. Sì, no, è stata una cosa molto spontanea. C'è stato il mio titolare che ha detto: o ti vai a tagliare i capelli o non rientri più in azienda. Quindi è venuto proprio dal cuore questo restyling. Però devo dire che ha avuto ragione, stai molto bene. Sì, dai, sono un po' più fresco. Sei d'accordo, Carmen? Tu che sei sempre attenta. Ecco, cioè, nella vita ci sono sempre i continui cambiamenti e quindi anche il nostro Cesare si presenta con questo nuovo look. Io voglio ricordare che Cesare, in rappresentanza di Arte Communication, che è appunto un'azienda che risponde a tutte quelle che possono essere le vostre esigenze nel campo della grafica, del marketing, e quindi avete anche rinnovato la nostra bellissima casa, perché ricordiamo agli amici, grazie a loro noi siamo riusciti ad avere questa casa così speciale, insomma, anche questa volta. È stato molto divertente anche questa volta, e anche il risultato è sempre bellissimo. E uno dei privilegi del lavorare in un'azienda che progetta e realizza, cioè vedere concretamente quello che viene fatto magari davanti a un computer. Quindi grafica, marketing e stampa, aggiungo. Stampa, produzione. E dicevo, ci sono state queste grandi novità, ma molto spesso nel campo della comunicazione, quando si parla di novità si pensa a delle novità digitali, tecnologiche. Invece, uno dei principali aggiornamenti che abbiamo fatto ultimamente riguarda la serigrafia. La serigrafia, che è un metodo di stampa, di personalizzazione molto antico, ed è rimasto prettamente artigianale, nonostante comunque l'avanzare della tecnologia, dei tempi, è rimasto, come dicevo, prettamente artigianale, quindi è un processo che nessuna stampante riesce a riprodurre nella qualità e nella precisione. E per cui l'aggiornamento che è stato fatto è su nuove tecniche di stampa, nuovi tipi di personalizzazione, su supporti difficili ma anche per personalizzazioni particolari tipo scritti a rilievo, texture dorate, texture anche olografiche. E questo cosa vuol dire? Non sono tanto strumenti che facilitano il lavoro dell'operatore che se ne occupa, del serigrafo, ma addirittura complicano, ma ci danno la possibilità di avere più strumenti per andare incontro alle esigenze del cliente. Cosa stiamo vedendo, Cesare? Adesso stiamo vedendo i nostri due fantastici serigrafi, Miki e Nicola, che saluto. Assolutamente. Sono le prese appunto con una personalizzazione serigrafica, quella è la giostra serigrafica, quindi come potete vedere comunque è ancora un processo molto artigianale. E il processo di personalizzazione attraverso la serigrafia è quasi un laboratorio artistico, perché l'operatore, il serigrafo, deve scegliere il colore, deve scegliere il telaio, deve scegliere la diluizione del colore, ma anche addirittura la pressione con cui si passa il colore sul telaio. Quindi sta tutto nell'abilità dell'operatore. E questa è una cosa molto speciale, perché permette di ottenere dei risultati solo se hai del personale competente. Invece, per quanto riguarda magari delle stampe digitali, no? Con delle stampanti classiche, bene o male si imparano determinati profili, determinati programmi e fa bene o male tutta la stampante. Invece in questo caso serve proprio l'abilità di un artigiano. Ed è meraviglioso. Ma penso che soprattutto il prodotto, il risultato non debba deludere le aspettative. Assolutamente. Anzi, deve essere a volte anche migliore di quello che ci si aspetta. Assolutamente. E faccio un esempio pratico del perché è un tipo di personalizzazione speciale e perché ci vantiamo di averlo. C'è un'associazione, la AGD, Associazione Giovani con Diabete, che sensibilizza appunto all'argomento e organizza sempre molti eventi per questi ragazzi, ha deciso di fare dei braccialetti molto simpatici, colorati con colori fluo, con una chiavetta USB all'interno.
Questi braccialetti, quando noi li abbiamo presi, ci dicevano che erano impossibili da personalizzare perché sono completamente in silicone. Il silicone è impersonalizzabile, non si stampa nulla su quello. Fortunatamente i nostri serigrafi avevano già studiato questo tipo di materiale e siamo stati in grado di personalizzarlo col logo del cliente, ma è uno studio che è stato fatto a monte ed è possibile solo tramite appunto la serigrafia. Quindi è la tecnologia, appunto perché così come abbiamo detto la vostra realtà, quella che tu rappresenti, quella di Arte Communication, sì, è sempre al passo coi tempi, abbiamo questa tecnologia però che si sposa poi con il passato, quindi l'arte, il sapere. Assolutamente, giusto? Ecco, ad esempio questa è una stampa fotografica, è un'immagine fotografica che viene incisa attraverso il telaio e con il passaggio del colore su più telai crea questi effetti molto particolari. Si possono fare anche stampe fotografiche con tutti i colori. Cosa sto pensando, Carmen? Non me lo dire. Per il prossimo anno, cosa sto pensando? Perché tu sei diventata pericolosa, guarda. Una ne pensa e 100 ne fa. Quindi sempre veramente tante novità. Tante novità e, come dicevo, sono novità che partono anche dall'antico, da tecniche antiche. Ecco, adesso stiamo vedendo ad esempio un altro tipo di personalizzazione che facciamo, che è quella del ricamo. La personalizzazione del logo tramite ricamo è molto elegante, è molto raffinata, è vero, e permette di dare proprio un lustro anche all'abbigliamento. Ecco, questo ad esempio è un logo che ha un'applicazione diversa rispetto a quello che può essere un'applicazione aziendale per dell'abbigliamento da lavoro. Questo sono un abbigliamento che è stato fatto per il proprietario di una barca che voleva fare delle magliette, dei Bermuda, per chi veniva a trovarlo, per insomma queste magliette, come una specie di gadget, però personale, non a livello aziendale. Ed è stato molto divertente anche questo, ed è veramente una personalizzazione che dà lustro a un capo di abbigliamento. La cosa bella è che abbiamo questo tipo di personalizzazione, abbiamo la serigrafia, abbiamo la stampa diretta, abbiamo la stampa a caldo ed essendo tutte in un unico laboratorio possiamo permetterci di fare anche degli incroci, cioè una stampa serigrafica, quindi piatta, un inchiostro piatto, che viene però abbellito con dei dettagli a ricamo. Quindi questo è bello avere un laboratorio completo perché ci permette di fare questo tipo di, come dire, di fusioni e creare degli effetti che non esistono, è difficilissimo da ottenere. Io, Serena, stavo pensando, sentendo parlare Cesare, che hai fatto i complimenti allo scrittore, ma allo stesso modo sentir parlare te, cioè ne siamo comunque affascinati, perché appunto quello che pensavo da quando ci siamo conosciuti, ed è stato tanto tempo fa, veramente noti questa crescita e c'è davvero un grande investimento da parte della vostra azienda in quelli che sono i macchinari, le tecnologie, per poter soddisfare al meglio il vostro cliente. Quindi ogni volta ci portate qualcosa di nuovo che è molto interessante. Assolutamente, questa è proprio la nostra ricerca che ci ha portato alla novità più grossa, che stavo tenendo per ultima per creare quella... Capito, aspetta che lei si sta preparando anche. Per creare quel brio che ci vuole ed è la nascita finalmente di un laboratorio sartoriale. Questo che cosa ci permette di fare? Ecco, questo aspetto mi interessa. Di andare ancora più incontro alle esigenze dei clienti, perché fino adesso noi abbiamo tanti fornitori, tanti modelli che possiamo proporre, però c'era sempre quel cliente che veniva, aveva bisogno di una cosa particolare che non trovavi nonostante avessimo comunque tanti modelli da proporre. Faccio un esempio pratico, molto veloce, un caseificio. È venuto da noi dicendo vogliamo un pantalone da lavoro come i classici multitasca, comunque abbastanza spessi, comunque un abbigliamento da lavoro importante, però senza tasche, con un solo taschino sulla coscia, perché loro hanno questa esigenza forse per degli strumenti. Noi all'inizio, in quel momento, non abbiamo potuto fornirglieli perché è un prodotto che non esiste. Adesso, attraverso il laboratorio sartoriale, possiamo creare i modelli da zero a partire dall'esigenza del cliente. Viene un cliente, ha bisogno di un'esigenza particolarissima, gli creiamo un capo di abbigliamento che è solo suo e che corrisponde solo alle sue esigenze. Cosa mi è venuto in mente? Ecco. Lo so. Io vedevo già gli occhi che brillavano. Cesare, tu certe cose le devi dire piano piano, capito? Perché già
io e Carmen ci siamo guardate, già abbiamo avuto tante, il guizzo. tante idee. Insomma, come diceva giustamente Carmen, ogni appuntamento con te non è mai un appuntamento uguale a quello precedente. È il bello di questo settore. Perché... Infatti tu sei arrivato e mi hai detto, Serena, è un periodo, lo dici sempre perché lavorate tantissimo, ma questa volta mi hai detto, Serena, è un periodo proprio impegnativo perché stiamo modificando di tutto. Sì, 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 ci stiamo evolvendo in modo rapido e di solito questo periodo che va da gennaio, bene o male, marzo, aprile, è sempre un periodo di sperimentazioni per noi, per il resto dell'anno. E quest'anno abbiamo trovato utile inserire tutte queste novità, proprio perché, come dicevo, è un settore sfaccettatissimo, quindi puoi pensare di avere veramente tutti i prodotti del mondo. Verrà il cliente che ha bisogno della cosa che tu non hai e vogliamo far sì che questa cosa non accada, cioè che qualsiasi cosa ci viene chiesta noi possiamo soddisfare. Praticamente voi volete soddisfare il 100% dei clienti. Esatto. Noi stiamo, a che livello siamo al momento? 98? Siamo alti adesso, siamo alti. D'altra parte ho messo su tutte le pubblicità che rispondiamo a 360 gradi delle esigenze. Ma anche noi ci portiamo avanti col lavoro. Non posso perché ovviamente dobbiamo anche pensare al restyling della nostra casa. Assolutamente. Quindi... Senti Carmen, ma io mi terrei bassa perché per come loro si modificano e si evolvono nell'arco di 30 giorni, io aspetto la mia richiesta, la faccio verso giugno-luglio, perché secondo me questi con questo ritmo chissà cosa faranno. Infatti ci stiamo divertendo anche. Infatti si vede proprio anche il tuo entusiasmo. Cioè. Sì, vabbè, poi ultimamente abbiamo spedito i nostri due serigrafi a Milano per un corso di aggiornamento e ci hanno portato tutta una serie di cose. E di cose nuove, tante novità. Sì. Bene. Siete diventati veramente più che mai un punto di riferimento. Ci stiamo. Sì, dai, non voglio fare il modesto. Sì. Non facciamo modesto. Volevo dire, sì, ci stiamo lavorando. No. E devo dire che comunque al momento abbiamo veramente tantissimi strumenti e insomma. È difficile trovare un'altra azienda che possa rispondere così e anche fonde diversi tipi di esigenze, come dicevo prima. Anche perché noi l'abbiamo conosciuto, il tuo titolare, ed è una persona che, insomma, è sempre sul pezzo, sì. Cioè cerca sempre di trovare la novità. Io ricordo prima, insomma, nei primi periodi della pandemia, lui già era stato veramente il primo ad inventare la mascherina, quella trasparente. Esatto. È sempre pioniere in tutto. Esatto, è proprio la sua peculiarità, cerca sempre di trovare, per questo noi partecipiamo a molte fiere di settore, proprio per trovare tutte le novità, tutti gli spunti che ci sono nel settore. E questo tipo di, diciamo, di fusione di competenze e di tecnologie ci permette anche di sfociare in un settore che è quello delle linee di abbigliamento. Adesso tanti ragazzi intraprendenti, tanti nuovi imprenditori o vecchi imprenditori che vogliono rafforzare il proprio brand cercano di trovare un modo per creare delle linee di abbigliamento uniche che o vadano a pubblicizzare ciò che fanno o creare proprio una linea di abbigliamento. La personalizzazione proprio del proprio brand. E ultimamente, ad esempio, è venuta una persona, è un parrucchiere, che però a cui piace molto la moda, ovviamente, e sta creando la sua linea di abbigliamento che sta quasi andando oltre la sua attività, perché è così bella, così particolare, che sta prendendo una via personale e lui ha voluto personalizzazioni fuse, cioè serigrafia con dettagli a ricamo, e stanno venendo delle cose straordinarie. Di cui ci parlerai prossimamente, sì? Esatto. Ti ringraziamo. Cesare Carrieri, è sempre lui. Sono sempre cambiato io, nonostante le stagioni. Ma è sempre lui. Grazie all'Art Director di Arte Communication a Bari. È sempre un piacere. Ovviamente salutaci Michele Liaci. Salutiamo Michele. Veniteci a trovare in via Colonnello De Cristofori 13 a Bari, se non lo dico mi picchia quando torno. È il nostro bellissimo showroom, 300 metri quadri di showroom, abbigliamento, gadget. Ci sono io, ci sono i nostri collaboratori, c'è Giorgia, c'è Roberto, salutiamo tutti, Nicola, Chiara, Natascia. L'ho detto tutti?
Miki, ciao. Se qualcuno ce lo siamo dimenticato, lo salutiamo la prossima volta. Allora, Serena, permettimi di ringraziare Antonella Ballarino, che si occupa del make-up ed è bravissima, ma soprattutto io ho un compitino per te a casa. La prossima volta torni qui con una poesia che si intitola La rondine, perché devi fare il compito. Oh, mamma mia! Dopo Cesare lo scrivi tu e per me. E poi lui ci realizza la t-shirt. Mi fai una maglietta. Sei ringraziata. Bella, certo. Hai un'altra persona da salutare. Terry, me lo sento. Ho dimenticato Terry. Terry. Ciao Terry, scusa. Terry, assolutamente. Terry, salutiamo anche te. Allora, con questo buon proposito noi ci lasciamo. Grazie ancora a Cesare. Grazie. Amici a, voi. A casa, io vi auguro solo un ben... vi chiedo di rimanere in nostra compagnia, perché subito dopo il TG noi torniamo qui, io e la mia rondine, però in qualità di comari.